lunedì 13 maggio e si festeggia Santa Emma. L'oroscopo del giorno recita: quando imbrocca d'aprile vacci col barile, quando imbrocca di maggio vacci per assaggio, quando imbrocca di giugno vacci col pugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla. Ariete, la luna nella vostra sesta casa parla chiaro. La giornata sarà tutta consacrata al lavoro, con guadagni e soddisfazioni proporzionali all'impegno. Nel ramo finanziario il denaro viene e va, ma se siete nel ramo commerciale dovrete fidelizzarvi la clientela. Toro, splendida giornata con la luna di terra in trigono a Mercurio ed Urano nel segno. Un ribollire di emozioni vi tiene allegramente sulla corda. Concreti ma creativi, razionali ma generosi, al lavoro e nel privato ogni sforzo vostro verrà ben canalizzato. Gemelli, per la famiglia che vi reclama, rinunciate ad uno straordinario che vi giocherebbe a favore sul lavoro. Purtroppo non avete il dono dell'ubiquità, inutile provare a spiegarsi, siete a corto di parole. Mercurio in dodicesima casa impone il silenzio stampa. Cancro, grazie alla serenità e al vostro equilibrio, le cose di tutti i giorni si tingono di sfumature gradevoli e la quotidianità ha un andamento più vivace. Occhi ed orecchie bene aperti, qualunque input vi giunga dagli altri può avere un valore istruttivo. Leone, se da banche e assicurazioni aspettate risposte e comunicazioni importanti, qualcosa di interessante in arrivo c'è, sufficiente a rincuorarvi. Buone offerte di viaggi online, potete cominciare a programmare le prossime vacanze estive. Vergine, organizzati e tempestivi con la luna in trigono all'astuto Mercurio e all'imprevedibile Urano, molto bene i contatti e gli affari con l'estero. In ufficio ognuno appare assorto nelle proprie mansioni, ma lo spirito di squadra è sempre presente. Bilancia, lunedì senza infamia e senza lode, siete armati delle migliori intenzioni, ma la luna ignava e musona vi fa naspare senza realizzare alcunché. Non siete in vena di coccole, lo capiscono perfino Micio e Fido, che vi fissano per impietosirvi. Scorpione, un sentimento sta andando ben oltre la semplice amicizia. Non ne parlate apertamente, ma il vostro sguardo, i gesti esprimono tutto l'interesse. Affiatamento con colleghi e soci d'affari, chissà che un flirt non nasca proprio nell'ambiente di lavoro. Sagittario, emozioni ed esperienze condivise sono alla base di ogni relazione ben assortita. Fondamentale parlare di più, raccontandosi anche di dettagli. Trattative promettenti non tanto nell'immediato quanto in prospettiva di crescita della vostra attività. Capricorno, svolgete il vostro lavoro in modo coscienzioso, senza tralasciare alcun dettaglio. Ottimo fiuto commerciale ed una logica che non fa una grinza. Intesa speciale tra voi ed una persona con la quale sembrate condividere tutto, progetti, interessi ed ambizioni. Acquario, giornata in compagnia di una luna tediosa, più orientata all'introspezione e alla malinconia che a un intervento attivo sulla realtà del momento. Assorti nei vostri pensieri, sembrate ignorare le richieste della famiglia, peraltro oggi piuttosto esigente. Pesci, sotto il tiro della luna, opposta al segno, la relazione di coppia diventa il problema del giorno. Meno male che Mercurio vi aiuta a recuperare credibilità. Di fatto non c'è nulla di cui preoccuparsi, gli alti e i bassi emotivi fanno parte della vostra natura.